Fins, partiamo dalla domanda più banale, più sciocca. Ti chiedo come stai, perché insomma, purtroppo quest'estate per te è stata un po' particolare. Sì, dai, mi sono infortunato a fine ritiro, quindi ho saltato quasi un mese, però adesso sto meglio, non c'ho più la lesione, è andata, non c'è più niente, non c'ho più dolore, quindi sono contento di tornare in campo. Ti sei guadagnato con le unghie e col sudore questa Serie A, porca miseria, però la fortuna non ti sta assolutamente sorridendo. L'anno scorso il problema della pubalgia, quest'anno questo problema qua contro la Pistoiese. Sì, dai, diciamo che ci ho avuto un po' di sfortuna l'anno scorso, soprattutto con la pubalgia che mi ha tenuto fuori 3 mesi, cioè fuori dai campi. Quest'anno comunque una lesione ci può stare, dai, può capitare a tutti, e è un po' penalizzante perché comunque mi ha fatto saltare un mese. A livello di condizioni magari sono ancora un po' indietro rispetto ai compagni, però comunque mi sento bene, l'importante è che l'infortunio è alle spalle. La pausa, insomma, da questo punto di vista è stata importante perché ti ha permesso, insomma, di recuperare qualcosa. Stai già lavorando in gruppo, potresti, perché no, anche avere una maglia da titolare contro il Napoli. Ormai sono 2 settimane che sono con la squadra, quindi mi sto allenando con continuità. Adesso c'è, decidere al mister come impiegarmi, se impiegarmi subito, se comunque dar continuità alla squadra che ha giocato fino adesso. Io sono disponibile, do il 100% per riconquistarmi il posto. Assolutamente sì, lo scorso anno tra l'altro ha avuto anche la sfortuna di una stagione incredibile di Isaiah a destra, e quest'anno è arrivato Marco Zambelli, un giocatore, insomma, di grande esperienza, ma insomma, credo che lui sapesse che dovesse venire a far da chioccia a te. No, Marco è un ottimo giocatore, si conosce già dai tempi del Brescia, comunque si è giocato spesso contro di lui, che è un giocatore di qualità, è un ottimo giocatore, quindi è meglio così, perché più c'è concorrenza in squadra meglio è, perché comunque ti alleni meglio e vuoi dimostrare di più anche al mister, a tutti. Comunque in squadra ci sono tanti elementi di qualità e la concorrenza fa bene. Arriva il Napoli, squadra difficile, squadra importante, squadra che porta con sé ovviamente diverse persone che conosciamo bene, mister Sarri, Valdifiori, Elsi. Sì, ex compagno e l'ex mister, quindi è una partita abbastanza, cioè, particolare, diciamo, comunque fa piacere ritrovarli, però in campo noi daremo tutto per vincere, perché vogliamo vincere, siamo l'Empoli e vogliamo vincere. Adesso loro sono del Napoli, quindi a noi non interessa più. Però il Napoli arriva un blasone su una partita che si prepara da sola, e noi spesso, anche lo scorso anno contro queste grandi squadre, abbiamo fatto grandissime prestazioni e grandissimi risultati. Sì, l'anno scorso soprattutto in casa, comunque contro le grandi squadre abbiamo sempre fatto bene, cioè, comunque facendo il nostro gioco non ci siamo mai schiacciati indietro quando veniva una grande, che sia la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, quindi prepareremo la partita a modo nostro e per fare, cioè, il nostro gioco come sempre. L'Empoli in crescendo, tu le prime 2 gare l'hai vista da spettatore, però insomma mi sembra che sia un'evoluzione continua, una squadra che sta molto bene anche dal punto di vista fisico adesso. Certo, c'è stata 2 partite, la prima contro il Chievo comunque che è stata un po' una partita così così, perché il primo tempo abbiamo giocato solo noi, poi il secondo tempo abbiamo un po' mollato fisicamente, il Chievo è venuto fuori, poi a San Siro si è fatta una partita spettacolare, secondo me il pari era il risultato un po' più giusto. Che gara ti aspetti domani con 2 difese molto alte, sia la nostra sia la loro? Ma speriamo che speriamo noi di fare la nostra partita e che loro magari faranno qualche errore, perché ci stanno lavorando da poco.